ben 263 milioni per completare i lavori per la trasversale delle serre, un annuncio che arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha il fine di rendere fruibile la variante da Vezzano a Vallelonga in provincia di Vibo Valentia. Un importante momento per la provincia di Vibo Valentia sicuramente. Il 6 dicembre scorso è stato sottoscritto questo importante protocollo di legalità tra ANAS, Prefettura e con il coinvolgimento dei sindacati confederali, proprio per assistere e tenere lontane l'infiltrazione da questo importante lavoro infrastrutturale che è per la trasversale delle serre, che è un'opera magna che si compone di tre lotti. L'opera va vista nel suo intero. La trasversale, quindi il collegamento tra la 2 e lo Ionio, e i lotti commissariati sono 5, 3 che ricadono nella provincia di Vibo Valentia e sono per i quali è stato stipulato il protocollo di legalità e 2 nella provincia di Catanzaro per i quali sarà stipulato un altro protocollo di legalità. Quello che oggi viene firmato per l'avvio dei lavori è il primo lotto in provincia di Vibo Valentia che riguarda il superamento del colle Scornari.